Welcome to Phenomenal SmackDown Live! Io sono appena The Queen of the Show e sono in compagnia di... Miro, Awesome Miro, nonché proprietario di Awesome Raw! Mamma mia ragazzi, abbiamo fatto la premiere su Extreme Rules, primo pay-per-view della seconda stagione, è andata una bomba! Super straordinario! Siete stati meravigliosi, noi ci siamo divertiti e per questo a grande richiesta tutti i pay-per-view della seconda stagione, da adesso fino alla fine dell'anno... Non è vero. Da adesso, fino alla fine della stagione, saranno in premiere. E a proposito di premiere, la prossima sarà su NXT Takeover sul canale di Miro. Quindi ci sarà lo show giallo in esibizione. Lì possiamo già intravedere qualche piccolo spoiler interessante di NXT, no? Ci sta Lester Black, ci sta Pidan. Quindi al pay per view sicuramente ci divertiremo. Esatto, e ricordo anche che NXT è il pay per view controllato dal PC. Quindi noi non ci metteremo mano. Le rivalità non le tocchiamo, la card non la tocchiamo. Ci limiteremo solo a guardare i match, a commentare i match e vedremo se ci sarà qualche campione che perderà il titolo, sarà assegnato allo show blu oppure allo show rosso. Incredibile, quindi se ti fa Galister Black perdere il titolo, così poi si ammazziamo tra di noi. E poi una settimana dopo ci sarà Money in the Bank. Money in the Bank, ragazzi. Iniziano i preparativi per il Money in the Bank. Prima di passare però alla puntata vera e propria, volevo un attimo dire due cose. Se c'è qualcuno di nuovo qui che arriva su questo video e dice: ma che stanno a fare questi? Ma chi so, ma che succede? Qualche qua? Perché chiacchierano tante persone, non capiscono che cosa stiamo facendo. Quindi vorrei fare un piccolo riassunto su che cos'è la nostra GM Mood. In pratica questi video sono lunghissimi perché dovete prenderli come una serie TV, come delle puntate alternative a Raw e a SmackDown, dove avremo i nostri lottatori che interpreteranno un personaggio e noi creeremo storyline, giustificheremo sconfitte e vittorie. Quindi sarà gestita metà da noi e metà dal computer, perché alla fine se il computer decide che Curtis Axel deve vincere, noi dobbiamo solo cercare di giustificare la sua vittoria. Quindi questa è la nostra GM. Ci siamo sempre riusciti. Siamo molto bravi e niente, volevo solo dire questo. Dopodiché passiamo direttamente alla puntata. Come hai detto tu, caro Miro, preparativi per Extreme Rules. Sì, Money in the Bank ho detto io perché Extreme Rules è un po' più passato, però va bene così, insomma. Money in the Bank, va bene. Dicevo, preparativi per Money in the Bank. Quest'anno lo vogliamo gestire un po' diversamente perché finalmente WWE 2K19 ci ha dato la possibilità di creare altre valigette e altri titoli. Quindi quest'anno non saranno solo due valigette a SmackDown, anzi l'altro anno era una perché quella femminile non c'era. Bravo. Comunque non le avrà solo SmackDown, ma ci saranno anche le valigette maschile e femminile a Raw. Quindi quattro valigette. Quattro valigette in tutto. Mamma mia, che roba. Cioè, abbiamo tutto il roster con i titoli in pratica. Però non fa niente. Quello che volevo dire, grande novità di questo Money in the Bank, è che saranno due i video. Perché vedere un unico video, un'unica ora, due, anzi quattro ladder match per le valigette sarebbe, tra virgolette, noioso. Quindi abbiamo deciso di dividerlo in due e fare la parte di SmackDown sul mio canale e fare i match di Raw su Raw, sì, su Raw, sul canale di Miro. Oggi sto proprio fuori, olè. Siamo prontissimi per la puntata. E niente, quindi ci saranno due video, due premiere, una sul canale mio, una sul canale suo, con i match divisi e non un unico pay per view, tutto qua. Assolutamente sì, Peo. Per quanto riguarda Raw abbiamo già parlato ampiamente di Money in the Bank. Se la vanno puntata, a guardare la puntata suo... la trovate in descrizione, sì, la trovate nelle schede, la trovate ovunque. Sì, quindi ora vediamo un po' che combina lo show blu con questo Ma Money prima in the di Bank vedere che cosa propone SmackDown, lo show migliore della serie, dobbiamo dire che la scorsa settimana tutti i sondaggi sono finiti in parità. La puntata migliore, l'ultima puntata migliore della serie è stato un pareggio, 10 voti e 10 voti. E quindi niente. Mentre il sondaggio per il match migliore del pay per view è stato 6 voti per Ronda vs Charlotte vs Asuka contro 6 voti di che cavolo era il Fatal 4? Daniel Bryan, Roman Reigns, sì, quella robaccia lì, insomma. Insomma, tutto pare, quindi quest'anno, anzi questa settimana,
Tocca vedere chi vince. Basta, guarda, abbiamo No, pareggiato. Metti giusto gol. devo andare a vedere. Parla tu, parla. Abbiamo pareggiato. No, stanno i match. Quanto stanno i match? Insomma, parla. Il general manager di Assam Raw ha finito le sue robe su YouTube, sul cellulare, non so che stava facendo su YouTube. Quindi possiamo parlare di Fenomeno SmackDown Live, finalmente. Come saranno decisi Che i partecipanti ai ladder match? Questa volta niente tornei. Niente tornei perché ne abbiamo fatti troppi nel primo mese. Cioè io ne ho fatti troppi, ho fatto ne so? torneo Infatti, Assombro ha stravinto per però. qualsiasi cosa. E quindi niente. Come si decideranno questi partecipanti? Li deciderò io. Cari ragazzi, cari ragazzotti, cari superstar del mio roster, fatemi vedere di che cosa siete capaci. E poi gli atleti che spiccheranno di più in queste 5 settimane entreranno a far parte del mondo. In the bank, Così, ma pure per le romance. esatto, pure per le women's dovranno farmi Interessante. vedere di che cosa sono capaci. Cercate di interagire il più possibile. Se siete fuori puntata, cari miei superstar, entrateci in qualche modo. E queste 5 settimane voglio vedere il caos più Quando totale. dici caos penso soltanto a una stable, però va bene. Giusto? Chissà che cosa farà. E intanto, però, vi voglio anche annunciare il main event di questa puntata. Main event bomba. Dicevo che dovevano stare più possibile on screen le superstar. Infatti, Quindi ci tiriamo fuori un bel 3 versus 3 da panico. Seth Rollins insieme ad AJ Styles, insieme a Finn Balor, dovranno vedersela contro Nakamura, Dolph Ziggler e Samoa Joe. Mazza, che main Mamma event, mia, sulla che main carta è molto event! pesante. E ci sta l'incognita: Balor verrà Demon oppure no? Incazzato oppure no? Chi lo sa, Chi lo può... sa? sa Io che... direi che possiamo iniziare. Dai. Ho chiacchierato già troppo. Direi di Ho sì. detto già un sacco di strafalcioni che verranno tagliati. E direi che possiamo iniziare. Dai, Mamma mia, tutta, dai. la puntata di Fenomeno SmackDown Live si apre con Golda. Io lo so. Ma manco con match, con Goldust. Io lo sapevo che questo dopo il pay per view Grande Goldust, amico mio. sarebbe venuto a dire qualcosa. Io già so che cosa È vuole molto dire. psicopatico Goldust su questa GMO. Più dell'anno scorso, mi viene da dire. Secondo te reclama la title shot? Secondo me sì. Non avrebbe. Cioè, non spero che tu non gliela dia così, però. Cioè, in caso. Ma guarda che fa. Vediamo però che cosa ha da dirci. Ok. Ah, caro Goldas, sai che hai un po' stancato? Ancora con la storia della title shot, ancora la storia che lui era campione, gli Usos l'hanno battuto, poi sono stati draftati a Raw, titolo vacante e vuole questa benedetta title shot. Caro Goldas, io te l'ho dato la possibilità comunque di avere il titolo, ti ho messo in un 3v3 in un torneo per arrivare appunto al pay per view per combattere contro il titolo. E che cosa hai fatto? Hai perso. Ti correggo, l'hai messo in un 2 contro 2 contro 2 per arrivare al titolo. Sì, io sono fissata che era un 3v3, Va però era un bene. 2 contro 2 contro 2. Ok. E cosa hai fatto? Hai perso. E quindi che cosa vuoi? Che cosa vuoi, Goldas? Ma io lo sapevo. Io ormai ti conosco. Io ormai, caro Goldas, ti C'ha conosco. una fame dei E titoli, stomo. quindi, esatto, e quindi già sapevo che tu saresti venuto a fare questo promo. E quindi, caro Goldas e caro Golden Truth, la title shot non l'avrete, però dovete guadagnare. Ma rimanete sul ring perché vi devo presentare due piccoli amici che stanno aspettando nel backstage. Lo sapevo che faceva il promo. Sono già Avrei, pronti. non mi dì. Facciamo Oh, mettere scimmie. Vediamo un po'. No. No. Direttamente da NXT, i War Riders, il mio pick vinto nei pronostici è già stato rivelato. Io non ce la facevo a tenerli nascosti, non ce la facevo. Quanto sono belli, Che scossone tremendo per quanto la sono categoria tag belli. team di SmackDown Esatto, ragazzi, mi avete scritto un sacco di nomi importanti Live. sotto, un sacco di suggerimenti. Belli. Belli. Quasi tutti erano Aleister Black, però non lo potevo prendere perché è campione. Però ho optato per i War Riders perché, ragazzi, io sono messa male con i team. E quindi mi serviva una Belli. rimpolpata. E quindi come fai E a non poi l'entrata. scegliere i War... Guardali, quanti sono Si belli. tolgono Guardali. il loro copricapo e si avviano verso il quadrato. Chissà se vanno subito a menare. No, scappano via con Guardali. Golden Truth. Eccoli qua. Ma quanti I sono War belli. Riders.
war, e butto war, nel main roster. War. Subito me li so acchiappati, raga. Subito. E il primo pick. Ma che pick! Tra l'altro hanno ringattil celeste come SmackDown Live. Io direi di vedere subito cosa ci combinano sul ring. E spero che gli teniamo tanto a Golden Truth. Noi gli volevamo tanto bene a Golden Truth. Erano i due preferiti. Però... capito, il match sta già iniziando comunque, però. Guarda Goldas, come diciamo, ma che ma cazzo ci ha mandato contro? Mamma mia! Sta pronto? Si comincia! Vediamo un po' cosa combina. Mamma mia, Rowe, l'attacco villano di Rowe. Goldas evita il colpo e poi Roger Sweep. Goldas. Mazza che pick, raga. Sono un bellissimo pick, però. Mi ha sorpreso. Bello. C'erano anche altri nomi molto importanti, c'è da dire. Però... ma ripeto, sono andata su un tag team perché la mia divisione tag fa piangere. Faceva proprio piangere, avevo troppi team comedy e quindi mi serviva un qualcosa di possente. Ed è arrivato. Dopo gli Out of Pain non vedo fatti. War. Anzi, secondo me i War Riders sono molto meglio di Outlaws of Pain sotto ogni punto di vista. Tanto lì Arturo cerca di incoraggiare il suo amico Goldas, ma non c'è nulla da fare perché sta per entrare. No, reverse. Tanto con i Golden Goldas colpisce Hanson e poi Irish Whip. Ma tanto stavo dicendo con i Golden Truth no, non sarà mai finita. Loro torneranno sempre a regali da veri titoli. Ormai li conosciamo da 2K18. Fammi dire che sono uno dei tag team miglior riusciti nella nostra GM Mood, anche perché sono stati premiati con il titolo, ricordiamolo questo che è importante. Ora hanno contro però i War Riders, vogliosi di fargli male, di spacchiarli, di buttare col botto. Quindi adesso vediamo un po' se i Golden Truth si affermano grandi campioni e quindi magari possono concorrere per il nuovo number one contender ai B-Team, oppure magari no. Entra Hanson, se non mi sbaglio si chiama così. Hanson Rowe lo si è così. Mamma mia, non scordo a volte. Sono belli. E però. Poi mi piace più Hanson che Rowe. Però lasciando questo, Irish Whip per ogni Hanson. Mazza che violenza che sta usando. Guarda che manovra di tira fuori. Bomba. Bellissimo. Che annesso ha un lottatore differente. Guarda che splash violentissimo. Lui è grosso ma si butta. Povero Artrut. Lui è un big man differente. Hanson, big man differente. Guarda come va di leg drop sul braccio di Artrut. Tra l'altro War Riders usciti proprio adesso dal DLC, quindi è stata una cosa perfetta. Da quando registriamo ieri sono usciti quindi. Esatto. Mamma mia, è stata proprio perfetta. Uscivo il DLC e io me li sono presi subito. Tac. Vediamo qui che cosa combina Goldas. Russo Alex Whip ricade a terra. Hanson un po' in difficoltà adesso. Oh, power slam by Goldas. Come ha fatto? Che match da parte del fratello di Cody Rose. Mamma mia. Forse War Riders dovete asfaltarli. Nostra combinata dei Golden Truth. Che si stanno inventando? Niente. Lavorano sul braccio di Hanson e il Sweep. Guarda Artrut, però. No, c'è la reverse da parte del membro dei War Riders. Bravo. War. Ti sto sentendo. Bravi. Mossa di coppia. Mossa combinata dei War Riders. Lancio l'aria, guarda! Rudy Power Slam con l'aiuto di Rowe. Eccezionale Elsa. Acchiappalo, l'ho preso. Bellissimo. Capocciata tremenda da parte di Rowe, che poi non contento lancia sulle corde a Truth. Sta finendo ovunque, lo stanno lanciando da tutte le parti. Come gli ha riversato la mano? Guarda che ginocchiata in faccia, mamma mia, scatenato. Guarda War impazzito per i War Riders. Qui forse arriverà una German su Plex, mamma mia, quanta mano brava. A ponte, no, stavano entrando tutti. Ci sono anche corte dietro, guarda come lo va a prendere. Poi ci ripensa, attenzione, arriva la finisher. Si sta preparando la finisher. Rowe è pronto. Mamma mia, posso spezza schiena davanti a Rowe. 1, 2, 3, ragazzi. Attenzione, entrano tutti di nuovo. 2, no, arriva Goldust. Gli ha riversato la signature move Rowe. Però non riesce a archivare niente. Artrut può continuare la sua offensiva su suplex. Bella questa contesa, ragazzi. Connesso, potrebbe esserci la vittoria forse un pochino clamorosa dei Golden Truth. Ma no, Artrut porta verso Goldust il suo avversario e c'è il tag. Occhio qui a Goldust, che è quello che sta stupendo secondo me di più, nonostante la sua età continua a dominare la contesa in certi tratti del match. Occhio, se lo caglia sulle spalle. Finita, vero?
finita per ora, lancio sul tarmaco. C'è stato un opener lungo a Storm, è lungo anche questo di fenomeno SmackDown Live, vediamo potete fare un'altra mossa combinata, Riders. Dai, non te bugga, ti prego. Aspetta, forse il momento propizio, te l'ho detto. Tag! C'hanno il tag personalizzato. Irish Whip e poi lo va a mettere a terra Enzo. Che bella! Quante manovre di coppia che hanno questi due, i War Riders. Che reverso di Goldust! Non ci posso credere. Body slam. Tutti in piedi anche per Goldust però, ragazzi. Come se ne uscito da quella manovra. Non me lo aspettavo. Occhio qui a Goldust, che poi potrebbe connettere. No, mamma mia! Mamma mia, Goldust, che cosa ti ha tirato fuori? È finita, Peo! Vedi, è finita, sta dicendo! State tifando lui? E questa è la conseguenza! Goldust Show qui a Fenomeno SmackDown Live! Potete approfittare il membro del Riders, potrebbe esserci la mossa di copia! Vai, tag! Che ci fate vedere adesso? Boh, ginocchiale e poi mamma mia, ragazzi! War Riders War! War! Cosa ci stanno tirando fuori? Però non è facile asfaltare questo Goldust. Un Goldust formato champion proprio. Guarda tutte culate, una peggio dell'altra. E forse questa è quella risolutiva, perché Goldust potrebbe avere qualche mossa. No, riesce a dare il tag a mossa combinata. Anche loro, vediamo che ci tirano fuori. Sfida su sfida da qui. Le mosse che hanno, mamma mia. Arishwip. Dai, mamma mia, sono appiccicato. Stavolta evita una mossa di coppia i Boy Riders con Rowe, che potrebbe andare a cornettere un'altra. Finisher! Forse questa è la sua signature move. Che ginocchiata violentissima sul volto di Arthur. E ora Rowe può... No, non si sa, è indeciso. Dice alzate. Intanto arriva la... No! No! Sì, no, connessa! Connessa! La connessa, Peo! La connessa, Arthur ha fatto... Tira fuori una mano incredibile. Si è girato in volo, non si capiva. E ora il membro di War Riders... No! Sguscia via Arthur. Ragazzi, che match, porca miseria! Ginocchiata di Rowe, che ora può andare a connettere la finisher dei War Riders. Me lo sento, Peo. No, non va a connettere la finisher. Un'altra mossa tag, quante ne hanno sti due? Vediamo un po'. La power slam. Mamma mia, ragazzi, gestita benissimo. Te la mamma fanno in tutti mia. I luoghi, in tutti i mari. Tieni Edson. E lui acchiappa tutto. Finita. È finita. Mamma mia, sarebbe ragazzi, giusto, che ragazzi. Belli, che belli, War Riders, sono troppo contenta del pick. Ginocchiata violentissima. Ho girato una ginocchiata. Potrebbe essere la fine di questa contesa. Calcio roteante da parte di Hudson. Però non pinna, Edson. No? Hudson o Edson. Mamma mia, l'hai visto come l'ha alzato? Sì, stavo pensando al suo nome. Bene, no, Peo. Boom! Mamma mia, basta, non ce la può più fare. Non ci credo, perché non va bene il pinfall però. Non, ragazzi, non vi addormentate. Che... Io ho detto che dovevate farvi vedere in questi... Rune Bulldog è la parte di Enzo. In queste settimane per poi scegliere chi andrà. Però hanno capito un po' troppo, cioè voglio dire. Stanno esagerando. Stanno tirando fuori un parco mosse incredibile. Addirittura c'è anche la finisher di Enzo. Occhio che è finita, Peo. Se la connetta è finita! È finita, Peo! È finita, Peo! Guarda! Mamma mia, che guerriero che è! Non è finita! A meno che Goldust non fa un altro salvaggio estremo. Lo vedi che la lo porta. Dei War lo porta all'angolo, ma che ne sai tu? Finita. Uno! Guarda come intima Goldust! Tre. Non entra perché lì c'è ora un Rowe pronto a intervenire in caso. Che debutto! Quanto so belli! Quanto sono belli, ma comunque Golden Truth hanno tirato fuori una contesa della Madonna. Molto meglio del match titolato al pay per view. Assolutamente. Questi hanno fatto molto meglio. Quelli ci sono arrivati con colpo di fortuna, diciamo. Sicuramente. Quindi, Golden Truth non aprite bene non orecchie. Voleranno la presa, assolutamente. Aprite bene orecchie che qui ci sono i War Riders pronti a mirarvi. Ma anche i Golden Truth, mi viene da dire che sono un team molto più pericoloso di Pidim. Ecco i War Riders. Belli. Direi dopo questa vittoria possiamo andare avanti qui a Phenomenon SmackDown Live. Mamma mia, vediamo un po' SmackDown cosa ci riserva. Un Chris Jericho. Y2J sul ring con un microfono, però. Ed è pericoloso. Attenzione, ragazzi, Chris Jericho se la ride. Se la ride perché tutti questi atleti, dice...
vogliono il titolo, tutti che chiacchierano per i titoli, vogliono questo, vogliono quello, ma effettivamente non sono nulla. Credo, caro mio, che ce l'abbia con Corbin ancora Ma non e con solo. Braun Visto Strowman. l'intervento che c'è stato nel main event, no, però? Esatto, con il fatto che lui è riuscito ad andare al pay per view per il titolo di Brock Lesnar, ma effettivamente non l'ha vinto. Quindi, super Un po' frecciatine. provocatorio Chris Jericho perché dice: questi hanno vinto due o tre titoli, io che ne ho vinti tanti non sto reclamando nulla, almeno fino adesso, quindi boh, è molto provocatorio Jericho. Mi piace questo Chris Jericho, ma non ho fatto in tempo a finire il discorso che una piccola persona è intervenuta. Oh, l'urlo è inconfondibile! Braun Strowman is here! Ah, Braun Strowman ha sentito la Dov'è? frecciatina ed ha risposto. Dov'è Braun Strowman? Dov'è Braun Strowman, ragazzi? Eccolo qui! Eccolo! Guarda! Mamma mia! Guardalo! Stai saltando un pochino Mamma mia, tanto! non ci posso credere! Non fai, Brown! Guarda! Gli fa vedere il video! È pazzino, Strowman! Come se volesse sottolineare il fatto che lui è un omone con due braccia. Guarda come gli va sotto! Che disenza! È meraviglioso questo Braun Strowman, mi è piaciuto una Mi ha cifra. sorpreso parecchio. E ha detto: caro Chris, ma l'hai visto il muscolo? Cioè, l'hai visto il muscolo? Ma mi stai davvero paragonando a Baron Quella feccia Corbin? umana di Baron Corbin. Ma lo stai Quello davvero scarzone. facendo? Per favore, vediamocela sul ring, poi ne parliamo se sono come Baron Corbin. Quindi ufficiale? Attenzione, match! Tutto pronto, ragazzi. Jericho contro Strowman ufficiale, si comincia. Mamma mia, Mamma mia, che sorpreso sei. match subito, Braun L'ho andato a Strowman! prendere. Beh. Get his hand, Chris Jericho! Mamma mia, ragazzi, Guarda. che prom, che belli che sono! Io penso che Jericho Che belli! abbia detto qualcosa di veritiero. Fatto sta che non puoi permettere di dire a Strowman. Cioè, paragonare Baron Corbin a Strowman è un po' un'eresia. Infatti, lui te lo fa notare e ora lo massacra per bene. Devo dire che questo Chris Jericho molto punzecchiatore, Vabbè, mi è anche piace. vero. Infatti, ti dicevo quello che il discorso ha fatto. Lui ha vinto un sacco di E dinero e si è sta lamentato. zitto? Corbin si è lamentato. Ma infatti sono tutti, diciamo, giovani, i giovani della WWE, perché alla fine stanno in WWE da poco e pretendono. Certo che Braun Strowman ce l'ha per pretendere, capito? Però, E Wado però, i J. titoli Wado parlano. J pare averli presi tutti dei mira adesso, eh? Vero, vero, però qui ce lo sta un po' Senza prendendo. distinzioni, aggiungerei. Però Strowman queste distinzioni te le fa pagare, guarda qui! Bello che senza fare nomi Braun Strowman ha sentito la frecciatina e ha risposto. Joe Breaker da parte di Wado J. Concentriamoci un. Mamma mia, Mamma Strowman mia, si un fa muro! attaccare! Mamma Un mia! muro, ragazzi! Occhio a Brown! Guarda che cazzotti va dalla Vabbè. poschia di Jericho che molleggia contro le corde e poi addirittura pinfo da Finita. parte, ne mostra un me. No, che No. chiavo ti ricordo Jericho, Mamma no. mia, ragazzi, che monster! Mi piace questa rivalità, mi piace! Guarda ancora l'assalto di Porca Brown miseria. con un pugnazzo! Face contro face, ma qui siamo due face molto particolari. Abbiamo un Monster Man e un È Chris un Jericho. Chris Jericho che balla. Guarda che mossa che gli fa Brown intanto! Lo tiene a testa in giù per non si sa quanto. Mamma mia, mostra tutta la sua potenza. Braun Strowman, quella potenza distruttiva che per poco non lo faceva diventare Ma perché WWE non l'ha Champion. fatto nel Triple Threat? C'è C'era Lesnar, Ziggler in c'è mezzo. Ziggler, Era Lesnar. tosse. Non Era che tosse. Jericho non sia a livelli, però diciamo che Brock Lesnar con le manovre difficilmente gliele fai. Occhio qui a Braun Strowman che continua a salire Ragazzi, c'è anche la solo segna. Strowman. Mamma mia, C'è solo Strowman. che prestazione del Monster Among Men. Tanto la signa dura adesso per caricare una runda in Power Slam che se la ricorda fino a domani mattina. Tu dici, vero? Non sotto le cose. Uppercut di Chris Jericho. No, no. Chio di Walls of Jericho di Strowman. Walls of Jericho di Strowman che non la connetterà sicuramente come fa Chris con tutta la sua tecnica. Però fa comunque male perché è Strowman che ti tira. E Può Y2J. accedere? No! Mamma mia, che frecciatina pure del Chi più di Brown! lui sa come uscire da quella manovra, però. Mamma mia, ma Arriva la Ronnie Power Ma Slam! finita, ragazzi! Non ci credo, Y2J KO, ragazzuoli, uno!
2 kick out di Jericho. Che bella, ci crede, ragazzi, Stroma. Ma pure la frecciatina di Stroma anche gli va a fare la Walls of Jericho. Wow, guarda, guarda, no, reverso, di bella questa, bellissima contesa, ragazzi. Solo a Phenomenal SmackDown Live, potete su Facebook, mi raccomando. Testata da parte di Braun Strowman, che rimette a terra il povero Y2J. Il pubblico adesso sembra un po' ineggiare Y2J. Uno Strowman che ti passa sopra, però è tosto, eh. Stile Big Show, mi viene da dire, vero? Oh, c'è sto Strowman. Y2J riesce a mettere a terra Braun Strowman, poi lo va a colpire sul gomito. Jericho prova un pinfall, sì, un po'. Non ha incassato, gli ha acciaccato la mano. Troppo esagerato qui, Chris Jericho. Occhio a Jericho, occhio a Jericho. No! Che succede, Pe? Baron Corbin! Il Low Wolf è qui! Dov'è? Jericho scuote la testa, non ci vede. Forse potrebbe essere solo una distrazione del Low Wolf. Occhio a Jericho, a Braun Strowman. Oh, no! Dio! End of day! End of day! L'arbitro si gira, è già a terra Jericho quando l'arbitro si gira, non sa cosa è successo, non chiama la squalifica, Braun Strowman non riesce ad approfittare, si rialza Braun, guarda forse anche Corbin e ora va a pinnare Y2J, è finita, beh, 1, 2, 3, no! Non ci credo! Non ci crede Braun! Baron Corbin, gli è arrivato in ritardo pure a lui la frecciatina! E ha voluto dare il suo aiuto, messaggio. Il suo messaggio, il suo... Ma non credo voglia aiutare Braun Strowman. Secondo me era proprio un attacco verso Chris Jericho. Baron Corbin dovrebbe essere molto sveglio, Peo. E occhio che Chris Strowman va a connettere la Syndrome Move. Y2J completamente KO. Cioè, anche senza Baron Corbin, che Chris Jericho non ha fatto nulla. Pensavo volesse fare il lance volto lì, perché stava prendendo una buona ricchiozza. E tanto connette la Y2J con nulla. Cioè, Strowman potrebbe cedere, ma le corde sono lì. Infatti, le tocca immediatamente. Vai ai calcoli, Wado J. Braun Strowman ne potrebbe approfittare. Wow! Urlo di battaglia da parte di Braun. Dai, falla. Mamma mia, finita però. So wallet. Secondo me con quell'annuncio per il ladder match tutti stanno dando davvero il 100% di sé. I match sono cambiati da così a cosà. Un'altra segnatura! Completamente d'accordo con te, Peo. Braun Strowman si prepara ad andare ben oltre la signora Move. C'è una run in Power Slam da archiviare, da connettere. E il match si può considerare concluso. Occhio bravo, non fare lo stupido. No, lo pinna lì. Lo pinna lì e non ci arriva le corde. 1, 2, kick out di Jericho! Mamma mia, Jericho, ma che resistenza c'ha! E a proposito tre finish e due signature. E a proposito di prestazioni da Money in the Bank, Jericho le sta dando. Anche se qui Braun Strowman è un'altra. E ce n'è un'altra, erano due le signature. Le han parate da Ziggler, le han parate da Lesnar. Arriva un'altra, run in power, tre manovrata davvero tanto. Mamma ma mia, è efficacissima. No, ma non è possibile. Piede sulle corde da parte di Y2J. Piede sulle corde e qui si alza il cazzato nero. Che prestazione da mamma parte mia, di Y2J, soprattutto se si parla di resistenza qui, Strowman evita il colpo, poi gomita da parte di Jericho e Rude Bulldog. Prima vera manovra di Chris Jericho, Rude Bulldog di adesso. Come on baby, urla Chris Jericho al WWE Universe. Guarda ancora mamma questa mia, mossa ancora. Dove mamma frutta l'ausilio delle corde per attaccare villamente Y2J. Pugnazzo di Strowman, che punch che va a annichilire Chris Jericho sul mat del quadrato. Lo porta al centro del ring, beh, e prova, no, lo rialza. Lo alza e lo lancia, guarda, tenta di liberarsi, niente. Strowman sta facendo davvero quello che vuole. E ora forse va a chiudere la contesa, ragazzuoli. 1, 2, 3, non ce la fa più. Y2J vince Braun Strowman. Wow, ragazzi, che contesa! 100% Strowman! Incredibile, però anche qui che cosa è successo? La end of day di Baron Corbin buggatissimo. Ok, e dicevo 100% Jericho e Braun Strowman ha fatto davvero quello che voleva. Sì. Ma Jericho ci ha dimostrato di avere una resistenza incredibile, pazzesca. Ma ricordiamo anche l'attacco villano da parte di Baron Corbin. Baron Corbin durante la contesa, era abbastanza prevedibile, voglio dire. Dopo quel promo, quelle frecciatine, deve stare un po' attento qui Jericho. Deve stare un po' attento, ma ci piace. E questo storyline sta diventando davvero molto bella.
Molto bello, io direi di andare avanti e vedremo nelle prossime puntate cosa succederà. Bel match, sì, assolutamente. Bello, bello, bello. Ah, questo SmackDown Live avanti a provo. Beh, tutti che vogliono provare. Vabbè, dopo il pay per view ci sta. Vediamo un po' la nostra ex campionessa cosa da dirci. Hai detto bene, ex campionessa. Attenzione, Charlotte. Così, reclama la title shot. Già stasera. Già stasera, vuole chiamare Asuka, colei che ha vinto a Extreme Rules, sul ring, per avere di nuovo subito la title shot. Vuole il suo titolo e dice che se Asuka ha vinto è solo grazie a Ronda Rousey, perché se non ci fosse stata lei ci avrebbe messo 10 secondi ad asfaltarla. Incredibile, ragazzi, vuole il suo titolo. È un po' esagerato la win con queste parole. Beh, sai, però ci sta, perché alla fine Asuka ha ottenuto il titolo, ma durante le puntate non ha mai vinto. Asuka non ha vinto una contesa. Ma ha fatto la classica Bonil. Non ha vinto. Momento propizio, una contesa, boom, aggraziato. Anzi, ricordiamo anche nell'attacco del backstage in cui l'ha quasi infortunata la gara Charlotte. Però dopo di quello ha perso con Ronda, ha perso con contro di Charlotte, ha perso con tutti. Ha vinto Women's Championship. E quindi Charlotte ci sta che è arrabbiata. Cioè, a questo punto dice: preferisco che lo vinceva Ronda, che almeno ha fatto qualcosa. Ma tu, Asuka, no? Quindi subito vieni sul ring, dammi la title shot e vediamo se ti tieni il titolo oppure no. A questo punto aspettiamo solo che Asuka arrivi. La nuova campionessa, pronta, ragazzi! È pronta. No, sul titolo è scritto Riot Squad. Ma quindi non è Asuka, non è manco Ruby Riot, ma è Liv Morgan, però. Si presenta la compagna di Carmella qui a SmackDown Live. Niente Asuka, c'è Liv Morgan. Chissà cosa vuole. Ma è senza il microfono. What? Vediamo che cosa vuole a questo punto la Liv. Glielo daranno un microfono. Liv is gonna kill you. C'è anche Carmella. Carmella! Le Fabulous sono qui! Le Fabulous Blonde hanno puntato Charlotte Flair! Dopo la vittoria su Ronda Rousey, dice che vogliono sfidare anche la Charlotte Flair. Secondo me sì, a sto Ma punto. Lei aveva chiamato Asuka? Potrebbe anche presentarsi Asuka, se ci pensi bene. Che sia tutta una tattica di Asuka? Oh mio Dio, l'alleanza! Non lo so, però fatto sta che Liv Morgan e Carmella si sono messe sulla strada della Queen. Sono incazzatissima. Vado messo in piazza lì. Andiamo a vedere cosa succede. Charlotte è pronta. Liv Morgan e Carmella si sono già messe sul turnbuckle. Una sull'Ebron e l'altra all'interno del quadrato. Attenzione, dopo Ronda Rousey vogliono mettere KO anche la Charlotte Flair. Ma la domanda è: si vogliono mettere tra Charlotte e Asuka oppure si vogliono schierare dalla parte di Asuka? Oh mio Dio, devo sapere di più. Occhio alla Queen, che lì guarda come muove i stivaletti sul mat, un po' schifata direi. Dopo il mat slam c'è il tag a Carmella. Siamo al conto di 6. Vediamo un po' se le atlete tornano sul ring. Oh, Charlotte manda contro il turnbuckle Carmella. L'arbitro continua a contare, dice salite, salite, che sennò finisce per double cut out. Charlotte fa risalire Carmella. E ok, rientra. È contro di 8 comunque, sì. Mamma mia. Mossa di sottomissione da parte di Charlotte Flair, che pressa con il... No, niente, perché si libera Carmella. Carmella si libera. Re-strip però di Charlotte Flair. La Queen la va a prendere contro il turnbuckle. Oh, attenzione, Carmella non molla. Ginocchiata tremenda da parte di Carmella, che può ora avvicinare la sua avversaria a Liv Morgan. Giusto. Rientra lei. Tag! Giusto. Va Liv Morgan. Devo dire che queste Fabulous più collaborano, più stanno diventando brave. Hanno il touch al momento giusto, non si spingono troppo oltre. Un team che può far preoccupare tutta la Women's Division di Fenomeno SmackDown Live. Sta facendo Live. Fenomeno SmackDown Live. Bellissima. Bello, mi piace. Fenomeno SmackDown Live. Ti piace? Tanto però Charlotte non è molto d'accordo con me e va a annichilire proprio Liv Morgan. Uno, no, kick out di Liv Morgan. Dai, che erano partite bene le Fabulous. Spear! Eccola lì. E ora come un treno Liv Morgan si vede essere messa sotto da
Charlotte Flair che non si accontenta più. Mamma mia, una variante di neckbreaker spaventosa. Se ne chiama l'ottaga, non ci riescono, però sguscia via, reverse, niente. Charlotte, no, sguscia di nuovo Liv Morgan che colpisce la schiena di Charlotte Flair. Brava Liv. Ari Sweep. Ma sta combinata. Combinata sì, con Carmella. Sì, le vedo bene. Niente, niente, prego. Ari Sweep da parte di Charlotte Flair. Si scansa Liv, si è scansata in tempo. Ci vogliono ancora, riprovare, ancora. Ma stavolta la fanno, prego. Stavolta la fanno. Liv se la studia per bene. No! Big boot da parte di Charlotte Flair. E poi Ari Sweep con Mamma Liv. Mamma mia, come è volata di fuori. Che vola però malamente fuori il pubblico. Un po' d'accordo con te, no? Nel senso, Liv Morgan sta riscontrando successo anche con il WWE Universe. Pochi fischi per lei. Charlotte Flair rimane, no! Madonna, se li stiamo a fare tutti sti paletti però, La va a sbattere contro quella Turnbuckle. Carmella si gira, forse sta pensando di intervenire. No. Charlotte Flair rientra all'interno del quadrato e Carmella vuole lo tag. No, non lo tiene. Vuole essere pronta per il touch, non c'è riuscita. Calcione sul braccio proprio di Liv. Charlotte a chiavi, no, reversata la spear. Reversata bella la spear. Liv Morgan la può andare a chiudere. Mamma mia, Liv. Simply wonderful. Liv Morgan, uno, due. Kick out della former woman champion di Se l'era giocata bene. Se l'era giocata davvero bene. Occhio a Charlotte Flair. Non so che sia successo. Piccolo bug. Woo! E poi spear. Dopo la choppa arriva una violentissima spear da parte di Charlotte Flair, che ora può andarla a chiudere, Peo. Può andarla a chiudere, Peo. No, per ricevere cose strane prima. Va a sbattere il corpo della sua avversaria sul mat che ricopre il ring. E ora finger for the clock. Guarda occhio. Però Liv sta distraendo l'arbitro. Sì, lo sta distraendo anche a lungo, ma ancora Charlotte non ha connesso la sua mossa. Ora sì, ma si farebbe squalificare in caso, si farebbe squalificare perché l'abbiano avvisata. Carmella può cedere, urla Carmella. Si libera Carmella. Mamma mia, quanto sono favolosa. In un importante stato di grazia anche Carmella. Liv va a bloccare le braccia di Charlotte Flair. Carmella non approfitta, la prende in giro soltanto. Guardala, si esalta. Oh, arriva finisce di Carmella. Le corde sono abbastanza vicine, ma la pressione di Carmella è impressionante. No, Shannon si libera subito. Per fortuna si è liberato subito la Queen. Era finita, è rimasto malissimo. Impressionante. Che vuole fa? No. Attenzione, guarda un po' Carmella cos'ha. Colpo del KO. Super kick del KO. È finita. Carmella dalle corde. Carmella va a pinnare Charlotte Flair. 1, 2, 3. No. Questi bug però no. Te sei pinfall. 1, 2, 3. No. La serie kick out clamorosi parte 2. Questa, mamma mia ragazzi, GM Mood, queste puntate ci stanno regalando dei kick out davvero clamorosi. Appena gli ho ricordato le due ragazze che c'è il posto al Money in the Bank, si sono svegliate. Incredibile. Un po' tutte, anche i wrestler l'hanno dato, no? Insomma, va lì per una mossa combinata con Liv Morgan. Anzi no, entra solo Liv, che manco ne vuole approfittare più di tanto di questa preda abbastanza facile che sta diventando Charlotte Flair per lei. Occhio a Liv. Reverse di Charlotte Flair. Charlotte Flair. Guardala. Oddio, Liv Morgan, guarda come roda, alla fine riesce a mettere a terra. L'ex campionessa dello show blu rientra. Dove l'ha tirata fuori? Secondo me Liv Morgan farà parte del Money in the Bank femminile. Io ho questa vaga idea. Ho questa vaga idea, però. Guarda Carmella, la taunt. Carmella si esalta proprio. Dance break. Carmella da nulla connette la sua finisher. Ratea per bene. Vabbè. C'ha il piede sulla corda, però. Vedi come balla ancora quella corda lì. Oppure va direttamente con il super kick sulla faccia super di Charlotte Flair. Non può uscire, ha incassato tre finisher. Le Fabulous Blonde ottengono un altro clamoroso vittorio. Due, tre. Oh my god, amore. Oh my god, le Fabulous. Hai visto
Carmela come stava ridendo. Dopo Ronda Rousey arriva un'altra vittima per la Fabulous Blonde. Stavolta il pinfall finale lo fa Carmela. Tutte e due sono on fire. Queste due biondine sono on fire. Io ci avevo puntato sulle Fabulous Blonde. Da inizio GM che sto puntando sulle Fabulous Blonde. E loro mi danno la felicità. Loro rispondono, il WWE Universe risponde. Come da finire il Money in the Bank? Sono due ottime candidate. E Charlotte a casa. Le gerarchie stanno cambiando in una maniera incredibile. A fenomeno SmackDown Live, tutti pensavamo Ronda Rousey, Charlotte facilmente vincitrici di questi match. Invece Liv Morgan e Carmela insieme stanno stupendo tutti. Wow, l'unico punto di domanda che è rimasto è Asuka. Dove è finita? Non lo so. Andiamo avanti con la puntata, magari lo scopriremo, forse no, vedremo. Killian attacca con Killian! La crossline, Killian Dane attaccato Dean Ambrose nel backstage e lo sta ancora attaccando. Oh my god! La Sanity si è fatta viva! Killian Dane è andato ad attaccare Dean Ambrose! No, che è il campione degli Stati Uniti d'America! Oh mamma! Oh mamma! Stai pensando a quello che penso io? Purtroppo sì! Gomita dalla parte di Dean Ambrose! La Sanity vorrà prendere il titolo di Dean Ambrose! Forse sì! Killian non si sposta di una virgola! Dean Ambrose rimane un po' colpito nel primo momento! Oh mio Dio! Dean Ambrose prova a respingere l'attacco di Killian che va a sbattere contro il muro! E poi reverse da parte del monster della Sanity, ragazzuoli. Ancora hanno sguinzagliato l'artiglieria grossa per andare a prendere il campione degli Stati Uniti d'America, nonché uno dei tuoi due campioni. Back suplex da parte di Killian Dane. Mamma mia, ragazzi, Killian scatenato. Guardalo, guardalo. Killian è scatenato, ragazzi. Ma cosa vorranno? Noi stiamo facendo solo supposizioni. Tutto alla faccia di Dean Ambrose è andato a colpire il muro. E ora tocca a quella di Killian Dane. Guarda gli staffer come Oddio, scappano. Fuggi. Non vogliono avere nulla a che fare con Killian e Dean Ambrose. Running Bulldog da parte del Lunatic Fringe. Quello rimane lì, quello staff rimane tranquillamente lì. Che cazzottone in faccia di Killian Dane. Mamma mia. Un bicycle kick tremendo. John Cena ancora non scappa. E tanto occhio a Killian Dane. Lì c'è un tavolo, Peo. Io vedevo la scala più che tavolo. Dean Ambrose preferisce tornare verso la zona del garage, penso. E intanto scappa Lina Young e John Cena fa l'intervista. Ma aiutalo, no. E poi scappa pure lui. Che paura, che paura. Non si poteva vedere quella cosa. Intanto Killian ha ripreso in mano il match. Match. Mi direi più da attacco bastardo da parte di Killian Dane. Guarda come rialza tutta la sua potenza. E la schiena di Dean Ambrose conosce sempre meglio quel pavimento. Anche se da qui noi Fringe riesce a reagire. Ambrose quasi se lo aspettava, perché sta comunque reagendo parecchio bene a questo attacco villano del membro della Sanity qui. Che tra l'altro volevo fare un piccolo appunto, che il nostro caro Dean Ambrose non ha number one contender, non ha ancora difeso il titolo perché lui era impegnato nel torneo che è andato anche molto, è andato praticamente alle finali. E questi l'hanno capito. E guarda adesso dove stiamo andando. Dall'altra parte dello spogliatoio, Peo. Dall'altra parte dello spogliatoio, qui Dean Ambrose cerca di evitare qualunque tipo di offensiva e fa sbattere la faccia di... Mamma mia! No, tutto il corpo di Killian Dane è andato a sbattere contro il muro. C'è anche Sin Cara. C'è Sin Cara. Sta a guardare il cellulare, ma possono fare. Va bene, sta twittando quanto sta succedendo. Mamma mia, ragazzi, ma quanta violenza che stiamo vedendo. Gente che va sbattuta da destra e a sinistra. Volevi il caos, la Sanity te lo dà il caos. Ma pure Dean Ambrose sta rispondendo al caos. Occhio. Dean evita l'attacco di Killian e poi lo va a prendere con una ginocchiata in pieno volto. Dean è pronto ad annichilire una volta per tutti colui che lo ha salito nel backstage. Dari Deans, no, lo Mamma va a sbattere contro il muro. Ma cos'è questa cosa? Cosa sto vedendo? Cosa sta venendo? Un assalto villano, testate da parte di Ambrose, un'altra testata. Le prende a testare violentemente. Killian lo fa volare dall'altra mamma parte. Mamma mia, ragazzi. Dean Ambrose on fire. Non ho più parole per tutto quello che sto vedendo, ragazzi. Sincara, questo non è wrestling. Mi stanno smontando il backstage. Killian Dane. Killian Dane. Se lo carica, forse l'Electric Chair. No. No, reverse. Ambrose può scendere. Scende le sue spalle. È sceso.
Dean Ambrose ancora contro quel muro. Vuole mamma distruggerlo, mia, ragazzi. Vuole bucarlo col corpo di Killian Dane. Oh, che splash. La parte di Ambrose che scarica di pugni e urla pure. Sicuramente questo urlo sarà arrivato a tutti i membri dello spogliatoio. Mamma mia, guarda qui. Mamma mia. Lo va a prendere, Dean Ambrose reagisce. Mamma mia, quanta resistenza sta avendo il campione degli Stati Uniti. Il tuo campione degli Stati Uniti. Qui lo va a distruggere con la faccia sul pavimento. È finita. No, si continua. Ancora non è morto Killian. Non ci credo. Mamma mia, ragazzi. Guardalo. Mamma mia, adesso Sicara anche si incara. Accorge, scappa via. Si scappa anche lui, ragazzi. Peccato che Killian si è buggato, però sì, no. Ho capito, c'è sta tutta roba in mezzo qua. Dean Ambrose lo manda contro il muro. Guarda quanta cattiveria. Mamma mia. Dean Ambrose non vuole cedere nulla, anzi. Ma neanche Killian. È finita, ragazzi. Se connette la data di Killian Day va ufficialmente KO. Nani Diaz, Killian Dane, KO, questo scontro è vinto attualmente da Dean Ambrose. Cavolo però, cioè si sono fatti tutti i muri fino da una parte all'altra del backstage. Che violenza, che messaggio, però Dean Ambrose ha risposto pronto. E io a questo punto spero che qualcuno venga al microfono e ci racconti qualcosa, altrimenti si può al main event. Andiamo un po' cosa ci riserva. Attenzione. Nessun promo, però. È l'ora del main event, perché sta entrando AJ Styles. È l'ora del main event. Tanti dubbi, tante frecciatine in questo fenomeno SmackDown. Sto sorsando. Ho notato. Fenomeno SmackDown Live. Speriamo che alla prossima puntata arrivino le risposte, insomma. Intanto godiamoci in questo main event, che se non ricordo male è un 3 vs 3. Sì, caro Miro, mamma mia, main event da panico. 6 delle nostre top superstar si affronteranno. Dovranno dare il meglio di loro stessi, perché qui c'è in ballo il posto. Vediamo se il prossimo è Demon Finn Balor, se si presenterà. No, prima c'è Seth Rollins. Prima c'è Seth freaking Rollins. Burn it down! Quanto è bello! L'architetto di SmackDown Live! Da quanto non era on screen il caro Seth Rollins, poverino, aveva perso la sfida contro Dean Ambrose, quindi poi è stato escluso da tutto il torneo. Ma noi sappiamo che lui è un grandissimo atleta e può fare di più. E quindi si merita assolutamente questo main event. Adesso andiamo al nostro Finn Balor. Demon in che o no? Versione si presenterà? No, ma io ho un hype della Madonna. Si spegne tutto? No. Il fumo è bianco, ragazzi. È puro. Finn Il fumo Balor. È bianco, infatti. Niente demone. Attenzione. Giacchetta rossa per lui. Ringatir rosso per lui. Ma niente demone. Demon King può essere oggi non è arrabbiato. Può essere preoccupante anche in versione non demone, lo sappiamo tutti. Eccolo qui, Finn Balor. Mamma mia, ragazzi, Balor. Mamma mia, pubblico eccitatissimo di vedere quanto anche questo bello. Balor qui gli va bene comunque. Ora dobbiamo andare. Si prende il Balor che passa in convento, insomma. Mamma mia, chissà quando tornerà il demon. Non lo so, però aiuto. Intanto si rispengono le luci. E questo è Shinsuke Nakamura, proprio il rivale di questa settimana di Finn Balor. Colui che l'ha provocato diverse volte e ha causato il risveglio. Ma non mi fate scioccare Shikara. Meno male, direi. Shikara! Si rispengono le luci un'altra volta. Mamma mia, è soffalo tutto. Risparmiamo la corrente qui a Fenomeno SmackDown Live. Entra My Man, Dolph Ziggler. Il man. Vincitore del torneo della bestia. Ma quello che non è riuscito poi a strappargli il titolo, ragazzi. Sapete una cosa? Io ho in mente un piccolo lavoretto per il Ah sì? Ho in mente un qualcosa per togliergli il titolo e lo scoprirete la prossima settimana. Cioè, la gemma che combatte contro Lesnar. Esatto. Certo, il tuo campione.
Dimmi che quest'uomo diventerà il nuovo WWE Champion. Ah, non so io, bisognerà vedere. Prossima settimana il grande annuncio per Brock Lesnar. Ragazzi, è entrato Samoa Joe. Io sono distrutto, ho detto tre sfonnoni. Però ragazzi, Samoa Joe è qui, ha fatto una bruttissima prestazione durante il torneo. Spero che si possa riprendere, ragazzi. È la GM Mood di Samoa Joe. Chiaro, faccio una bella prestazione. Vediamo se riuscirei almeno ad entrare al Money in the Bank. Due volte ci entra. Due. Eccolo qui. Si inizia con Edge Styles contro Nakamura. E Balor applaude. Contesa mai vista. Questa è la prima volta che si sfidano sul ring. Tanto già Edge Styles ha in mano il match e fa quello che vuole, va bene, ok. Ricordati che Shinsuke su questa GM Mood è molto più preoccupante rispetto a quello che vediamo in realtà in questi mesi. Bene, bene, guarda Samoa Joe come incita il pubblico. No, più che incitare lo azzitta perché sta facendo i cori pro Edge Styles, front suplex da parte di Shinsuke Nakamura. Occhio che entra Dolph Ziggler. A proposito di gran match, My Man, colui che doveva essere WWE Champion, ci avevo pure creduto, ragazzi. Il caga finish qua non ce l'ha fatta, anzi è stato anche addirittura pinnato. Brock Lesnar è unstoppable, eccetto per Jinder Mahal. Non me lo riguardavo. Jinder Mahal, che ma volevo dire che boh, ci sta la chiamata per Brock Lesnar prossima settimana, so cazzi suoi. My man Bobby Lashley versus Brock Lesnar. Money in the bank. Cioè, preso i Roy War Rider e non prendi Bobby Lashley. Allora sei proprio... Abbiamo lasciato NXT. E dacci sto Bobby Lashley contro Lesnar che tutto il mondo aspetta. Tanto qui, mossa combinata della Ziggler e Nakamura contro Seth Rollins. Occhio che Nakamura va intanto a giocarsela con Balor. E lo fa scaraventare con la schiena sul quadrato. Ma Balor non ci sta. Finalmente Balor contro Nakamura. E qui quello che Balor finalmente voleva. Lo mena comunque, nonostante sia la sua versione normale. Quella classica, classic Balor. Occhio che arriva anche il double drop kick contro il paletto. Mi sa che è ancora incazzato comunque Balor con Nakamura. Vorrei dire attenzione, Samoa Joe, no, lo liscia. Arriva già la Cuba Fra per Finn Balor. 1 2. No, Samoa Joe salva tutto. Nakamura e poi si becca pure un dropkick, povero Samoa Joe. Comunque ragazzi, questo Balor contro Nakamura non gli è andata giù, non gli è andata assolutamente giù. Gli ha già connesso signature move e finisher Cuba Fra. C'è il bonus contro Nakamura, carica tutto subito. Attenzione, mossa combinata che può fare male a Finn Balor al posto suo. Nessuno sceglie il povero Joe. Guarda, bella questa mossa combinata. Già seconda volta che Ziggler e Nakamura lavorano così. Entra tag Styles e sono usciti sia Finn Balor che Nakamura, ragazzuoli. Guarda caso, ora è il turno del fenomeno One che missa l'ultimo colpo perché Ziggler lo reversa. Oh, inseguire kick con una violenza incredibile. Una violenza incredibile ancora. Lo va a spacchiare Joe Styles. E ora vai anche a connettere la sua finisce. Vuole spottometta. No, niente, corde. Ehi, chop. Harry Shrip da parte di Dolph. E Power Slam. Beh, quando hai Ziggler a gestare sul ring ti diverti soltanto. Due. Che cavolo. Occhio. Oh, Famous. Infatti mi mancava questa cosa. Famous Ziggler se la ride, guarda. Cago, signature move come se non ci fosse un domani. Ziggler non è stanco di dimostrare che lui è tra i migliori al roster. Guarda qui. Se non è tra i migliori al mondo, Dolph Ziggler va di zigzag. Connessa, e stavolta Dolph va a provare pinfori su di lui e su di me. Due, arriva Balor. Arriva Balor, attenzione. Balor è incazzato. È un nuovo se perde questa, secondo me si tira sto formando demoni definitivamente. È un nuovo Finn Balor, però. È un nuovo Finn Balor questo che stiamo vedendo. Comunque, guarda come danno il touch Nakamura, Dolph e Nakamura. Povero John Sokakano proprio. Paro cucciolo! Poi io non lo tag quei due, ma non lo tengono. Styles si libera, ma finisce comunque vittima della signature del move di Shinsuke Nakamura! È finita, vero? Pippo di solito, entrano tutti, non entra nessuno, uno! No, che cavolo. Solo per la signature lo sanno che Edge Styles non si fa pinnare. Oh, ma forse per la Kinshasa si. Sì. Se si farà pinnare per una Kinshasa violentissima! Kinshasa!
Connessa! Connessa! Yil si portano in vantaggio con le finisher archiviate. Nakamura spostata al centro del quadrato. Sì, sì. C'è ora a guardare. Ci entrano tutti. Uno, due, ancora. E ancora Balor. Infatti, oh! In effetti manca solo colui che ha la cochina clutch. Nausa. Chissà quante manovre devo fare per arrivare alla cochina clutch. Guarda come lo punta. Mo mi faccio la sorpresa, la cago così. Niente, entra male, Joe. Subito. Proprio così. Mi spiaccicano al paletto. Addirittura e finisce. Entra per subire la finisher del fenomeno One. Che gliela connette anche Styles Clash. Jobber pure in questa gemuta. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Pippo risolutivo. Uno. Due. Kick out. Non ci posso credere. Un attimo. Mamma mia, ragazzi. Peggio di Survivor Series. Ma povero Joe. Seth Rollins va a colpire tranquillamente il corpo di Samoa Joe che finisce sull'Ebron. Occhio a Seth. Oh, rischia un suplex davvero difficilissimo da archiviare, ma lo fa. Bello, The Architect. Finalmente fa qualcosa anche Samoa Joe, fa vedere che fa parte del match. Forse vuole scappare, no, ti lancia con tutto il suo peso sul corpo di Seth Freaky Rollins e continua l'assedio. Joe, in versione cattiva, adesso vuole provare a sottomettere l'architetto. Niente da fare, guarda come si diverte Dolph Ziggler. Come si sta divertendo Dolph Ziggler. Boom! Come il re della coclina clutch sta aspettando. Lo vedi come si muove? Ecco! Si è mosso! Connessa! Coclina clutch! Può cedere! No, non cede! Che sta facendo Nakamura? Grazie di esistere! Cede! Non cede! Oddio! No! E non è che sono nulla, Seth. Ho chiesto a Joe, no, reverse dell'architetto. L'architetto che fa il comeback di finalmente. Gesù Cristo. Finalmente pure Joe. Seth Rollins si è svegliato. Joe è rotolato sull'Efron. Lì c'è Balor che potrebbe colpire tranquillamente. Vediamo un po' se lo fa. No! Si vola fuori. Seth lo fa volare fuori al quadrato e poi fa la sua taunt. Eccitatissimo. Mamma mia. Eccitatissimo. L'ex WWE Champion. E ha visto, l'ha visto cattivo Balor. Quindi ha detto, tieni, vai, fai tu. Joe lo va a prendere di conseguenza. Cazzo, che fai la down? Merda. Cazzo, fai la down? Occhio a Samoa Joe. Back suplex. Sono sulla balaustra. Ma questo match potrebbe finire per double count out, ragazzi. Aia. Potrebbe finire per double count out. Joe sta attaccando. Però la cosa positiva è che si è buggato Finn Balor. No, che si è sbloccato Samoa Joe. No, si è buggato Finn Balor. Sì, lo so che si è buggato Finn Balor. Siamo a 4-6 se non mi sbaglio. Dai, ma non vale così, Finn Balor si è buggato. Samoa Joe porta la vittoria al suo team. La furbizia di Joe ha attaccato fino al conto di 9. Finn Balor poi è tornato all'interno del quadrato. Shinsuke Nakamura se la ride. Sicuramente pure Joe e il suo altro compare. Dozzy, guarda, tutti che vanno a abbracciare Shinsuke Nakamura e Yin hanno fatto coppietta. Ma non vale, si è buggato Balor. No, però ha attaccato fino all'ultimo. È stato molto bello tutto. Samoa Joe si porta a casa un buon punto. Una buona prestazione. Team dei Face si è salvato giusto Balor, se saltiamo la fine. E AJ Styles ha fatto tanto. Rollins sottotono. Bisogna valutare questa cosa in vista di Money the Bank. Bisogna valutare perché i posti sono limitati, non vi dico ancora quanti. E niente, tutto può succedere, ragazzuoli. Tiratemi fuori le belle prestazioni, quelle vogliamo vedere. E entrerete a far parte del Money in the Bank. Molto importante perché c'è quella benedetta valigetta che la spacchiamo in testa a Brock Lesnar e gli portiamo via il titolo, giusto? No. Come no? Lesnar rimane campione fino a WrestleMania. No! Noi vogliamo levare il titolo a Brock Lesnar. L'annuncio è la mia super idea, mi è appena venuta in mente per togliere il titolo a Brock Lesnar la prossima settimana. Tanti punti interrogativi che forse
forse, e dico forse, risolveremo la prossima settimana come Asuka, come la Sanity e tante altre cose. Qui a SmackDown Live siamo i migliori, ragazzi. Cioè, che cosa volete dire? Che cosa? Per votare, che cosa? Per votare la puntata di SmackDown Live, ma che votate a fare? Ma che votate a fare? Infatti, siamo migliori. Okay. Perché poi se votate, votate a Sombro e non si sa per quale motivo. Noi allo show blu siamo i migliori, abbiamo le cose migliori, abbiamo tutto migliore, le storyline migliori. Troppo bravi e non vinciamo mai. E com'è sta cosa? Link in descrizione, pagina Facebook, Awesome War Game, votate bene. Awesome Bro. O vi spezzo le manine. Lasciate un sacco di like, supportate la serie perché ne abbiamo bisogno, una serie che ci vuole tanto tempo, quindi tanto supporto anche da parte vostra. E a questo punto spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like, commentate, iscrivetevi, condividete il video con l'universo e seguitemi su Instagram perché Instagram è bello, andiamo, faccio più. Io aspetto qui nel mio piccolo regno insieme a Mira, non posso vedere, andiamo. Sweet. Perché ho fatto così. No, certo.